alla sua giunta, a lui e al modo con cui stanno governando Roma. Salutiamo le forze politiche che hanno organizzato questa manifestazione, le forze sindacali, le associazioni, i movimenti. Salutiamo tutti i cittadini che sono stufi di questa politica. Siamo di fronte al fallimento della giunta Alemanno. Dopo 5 mesi, dall'inizio del 2010, il bilancio del comune di Roma non è stato ancora discusso e approvato. Mentre la città è ancora nel pieno della crisi economica che attanaglia l'Europa e l'Italia, Alemanno non è in grado. Roma è ferma, questa è la dura. Denunciare questa situazione, noi siamo qui oggi insieme a tanti lavoratori e lavoratrici, quelli delle aziende di Roma, quelli delle aziende in crisi, di tanti settori. Siamo insieme qui ai presidenti di municipio, ai parlamentari, ai deputati, ai senatori del centro-sinistra, siamo insieme qui ai movimenti, ai centri sociali, alle organizzazioni sindacali. Tutti devono dire basta a questa situazione. A Roma serve un bilancio, serve una guida politica, qualcuno che decida. Noi siamo fermi da 2 anni, questa è la nostra protesta di oggi e non è l'ultima, non è una protesta che si ferma qui, questa è una protesta che continuerà nei prossimi giorni con delle proposte su come spendere quel bilancio, di come utilizzarlo per fronteggiare la crisi, di come dare risposte alla Roma che soffre, a quella che stufa e che non le offre più. Adesso faremo una carrellata di interventi che spiegheranno la situazione di Roma, faremo parlare le situazioni più in difficoltà, faremo parlare chi ha il problema della casa, chi ha il problema del lavoro, chi ha il problema delle aziende del comune di Roma, i presidenti dei municipi che non ce la fanno più, le associazioni, il volontariato. Questa è la giornata dedicata a loro, a quelli che soffrono, a quelli che stanno pagando un prezzo per le scelte di questa giunta. Grazie a tutti e buona manifestazione. Penalizza i cittadini, penalizza i cittadini più deboli, penalizza gli municipi che sono quegli enti di prossimità che devono dare i servizi e di fronte al quale Alemanno la deve smettere di incolpare il centro-sinistra. Dopo 2 anni o decide di governare oppure se ne vada, non è possibile, cittadini, ed è qui una destra. In questi 2 anni non riesce neanche ad entrare nei problemi di questa città. Abbiamo 4 vice capitoli dei bianchi contro i neri, dei giovani contro gli anziani. Ecco, noi vogliamo portare il nostro pezzo di persone in emergenza abitativa, di persone sotto sfratto, per dire che vogliamo una città delle differenze, una città dove ci sia spazio per tutti, una città dell'inclusione, una città dei diritti contro la città dei divieti, una città dei diritti contro la città dei privilegi, laboratorio per cacciare questa gente che ci vuole riportare indietro. Siamo qui perché non ce la facciamo più e lo diciamo alto e forte anche noi che abbiamo voluto mettere questa fascia giallorossa con senso di responsabilità, perché sappiamo di rappresentare Roma, abbiamo la stessa legittimità a rappresentare Roma che ha il sindaco Alemanno e lo facciamo con passione, con sacrificio, con voglia di fare bene. È per questo che abbiamo voluto rispondere con forza a questo attacco vergognoso, mai avvenuto prima ai municipi. Si sta cercando di screditare i governi di prossimità. Noi siamo gli organi di questo comune che erogano i servizi ai cittadini. Se si impoveriscono i municipi, si impoverisce la città ed è questo che sta facendo questa giunta. È contro Roma che sta agendo, tutta impegnata in lite interne dello scambiarsi capigruppo, hanno perso di vista il bene dei romani. Ebbene,
noi a questo non ci stiamo, non ci arrendiamo a questo destino, siamo per una città dove viene recuperata la dignità di essere capitale del paese. Se Roma non ha un bilancio a Ferragosto è un fatto grave per la democrazia, è un fatto grave per la democrazia, perché i cittadini che pagano sono le fasce più deboli di questa città, sono le cooperative, le associazioni, tutto quel reticolato di patrimonio che si ha in città e che in questi anni è stato sostenuto e che oggi è impoverito in maniera clamorosa. E allora io penso che un sindaco che non considera i municipi il patrimonio della città è un sindaco sbagliato, è un sindaco che non va bene per Roma. Noi siamo democraticamente il patrimonio più importante. Screditare i municipi di centrodestra e di centrosinistra è un errore profondo e questo sindaco, questa giunta sta causando danni inimmaginabili alla città di Roma. È per questo che gli 11 presidenti di municipio di centrosinistra e dopo ieri sera l'Alfeus, tutti gli eletti del centrosinistra nei municipi ormai hanno un fronte aperto, un fronte avanzato in questa città insieme a tutto il centrosinistra e alle forze sociali di Roma dicono basta. Noi dobbiamo prepararci per cacciare questo sindaco il prima possibile, non ce la facciamo più! A livello territoriale, siamo 200 lavoratori a Roma, 100 sono in cassa licenziati, da te lavora nel mondo delle telecomunicazioni, delle comunicazioni che sono beffeggiate ormai da anni, e dal governo nazionale, tanto più dal nostro sindaco. I popolari che ha messo sulla carta diventano impegno concreto, ecco! Perché il nostro sindaco è un megalomane, è un bugiardo, e poi è un bugiardo perché dice che il governo ha dato 500 milioni alla città di Castelnuovo e non sta facendo niente per la città, poi non sta facendo niente per i senza casa, poi non sta facendo niente per i portatori di handicap, poi non sta facendo niente per i casini di questa città e cacciamo alle danno. Vogliamo dire che questo è solo il primo messaggio che rimaniamo, continuiamo così.